Ciao a tutti e benvenuti nella Early Alpha di State of Decay. Come sempre io sono Ari, anzi è il primo video che faccio qui sopra, comunque sono sempre Ari. Qui con me, anzi qui con me, nel mio orecchio c'è John. Ari, sì? Corri a parcheggiare le finestre. Vai a parcheggiare le finestre. Corri a parcheggiare le finestre. Vabbè, State of Decay è un gioco di sopravvivenza zombie che è ancora in sviluppo, perciò ci saranno lag casuali, posso giocare solo col controller e le macchine sono ultra leggere. Vi giuro, sono ultra leggere, non so perché. All I know is when my dad's insurance wouldn't cover my treatment, Ray shows up at our place one night with an envelope full of cash. Tells my dad not to worry so much. Just remember, ricordati di me a novembre, dentro c'erano $10,000. Perché? Perché a novembre? E in effetti siamo vicini a novembre. Potrebbe essere. It can be. Ok, dobbiamo incontrarci con Ray sul tetto, potete vederlo in basso a sinistra. Le mie armi in questo momento sono una 9mm e un macete. Anzi, si chiama Kukri. È tipo un macete. E il mio personaggio è una donna. Anzi, in realtà in questo gioco puoi cambiare personaggio con tutti quelli che sono tuoi amici, non mi ricordo come si apre. Ecco, tutti quelli che sono miei amici posso cambiare con loro. Però, allora, c'era un personaggio iniziale che era il protagonista, tra virgolette. Solo che è stato, diciamo, squartato a metà da uno zombie per colpa mia. Quindi l'unica persona che mi era rimasta era lei e l'ho allenata talmente tanto che adesso è fortissima. Più o meno questa è la storia. Interessante. Strano sentirsi rispondere. Glad you made it. Okay. Hope this wasn't too far out of your way. I like to come. Il tipo stava slittando sull'aria. Really gives you a sense of the big picture, you know. Go ahead. Take it in. My family's got deep roots in this town. My grandpa started with nothing but the deed to a wilderness. Ha preso una dozzina di acri di terreno incolto e li ha trasformati in un impero del legname. Miguel Santos was the first Latino. Ma cos'è? Train Simulator? Sì, Train Simulator. Perché in Train Simulator devi fare la tipo il patriarca del legname. Sembra che io lo sappia? Non lo so, tu hai giocato a Train Simulator, io no. No, io non ci ho mai giocato. Sì che ci hai giocato. No! Non mentire. Non ce l'ho, la mia ragazza gli hanno regalato per il suo compleanno. Ma tu ci hai giocato. No! Sì invece. Ho l'opportunità. No, non ci ho mai giocato, avrò l'opportunità. Adesso ce l'hai l'opportunità, quindi giocaci. Non ci farò il gameplay, inutile che mi rompi le palle. Train Simulator. Train Simulator. Guarda che lo faccio e poi ti obbligo a stare con me. Io ci sto. Ragazzi, se volete vedere un video di Train Simulator, commentate. Non ho idea neanche io di che cacchio di gioco sia. Probabilmente devi guidare i treni. Train Simulator, cosa fai? Guidi i treni, cioè. Ok, questo tipo vuole darmi un. Il bello è farli volare i treni. No, non c'è gusto. Cosa? Il bello è farli volare i treni con magari la gente dentro. Un'orda di zombie. Un'orda di zombie. Un'orda di. Ah, comunque il gioco non comincia così. Cioè, io ci stavo giocando per i cavoli miei e ho deciso di fare qualche puntata. Così. Non so neanche se ci sarà un'altra puntata. Se ci sarà seguito a questa puntata. Dipende tutto. Ah, o da, se vi piace o se ho voglia di registrarlo. John Minson. Molto spesso non avrà voglia. Registrare Metro. Dovresti. Lo so, lo registrerò, non vi preoccupate. Lo registro sta settimana. Quando ho tempo. Mi sembra che tu hai tempo adesso. Lo so, però sinceramente non ho voglia di giocare a Metro, non so perché. Dillo che ti fa schifo, cosa stai aspettando? No, mi fa schifo. Dai, insultami nel cuore. Cosa c'entri tu? Guarda che Metro, io ci tengo. Davvero? No. Allora, un'orda. Salve signori zombie. Scusi, non vorrei disturbare. Ah giusto, posso aprire le porte. Le porte della macchina. Yeah! Achievement sbloccato. La gioia delle piccole cose. La mia macchina sta andando. Vieni qui. Dropkick. Ah no, ho sbagliato. Minchia. Porca puzzola.
Oh merda, ci sono 50.000 zombie qua attorno, perché esplosa la mia macchina. Ah, dottoracchio è ora online. No, dottoracchio, no. Non ora, non ora. Avrò acchio. Corri. Che ti ha fatto? Mi ha fatto che tipo sono inseguito da 500 milioni di zombie. Allora, io devo ancora capire bene come funziona il coso per mirare. Sono rimasti bloccati dietro a una macchina. Corri, corri, corri. Dai, c'è un taxi mezzo andato, va bene lo stesso. Dottor Acchio, smetta di giocare a Team Fortress. No, in realtà non c'è problema. Sto cercando di registrare un gioco, eh. Sì, John è tipo da 2 ore che... Che c'è qua? Aiuta a eliminare un'infestazione. Aiuta a eliminare un'infestazione. Non voglio eliminare le infestazioni. Sinceramente, ho un paio di quest qua. Un aiuto. Aiuta con la consegna. Tra virgolette, deve essere qualcosa di importante. Perché non ho neanche un oggetto? Cioè, seriamente, io sto andando a fare una missione senza avere nulla. Che cosa stupida. Cioè, intendo tipo gli snack o le pillole, la droga. C'è scritto droga, vi giuro, non me lo sto inventando. C'è scritto: vuoi prendere queste pasticche? Perché no? Non ho visto problema. Giusto, John? Tu sei una pasticca, Ari. Io sono una pasticca? Se suona molto. Vieni da solo. Suona molto male come cosa. Ok, allora vediamo come siamo messi a supply. Allora, munizioni ce li ho. Armi. Ho un falcione. Si è riparato. Sì, il mio falcione era la mia arma preferita. Poi tipo si era quasi sfasciata. Però visto, questo gioco funziona anche quando tu non stai giocando. Cioè va avanti. E quindi mi ha riparato la roba. Ok. Antidolorifici. Non so come si prendono, okay. Me lo ricordo. Quanto pesano? Cos'è questo? Allora. Bene, 42 secondi pesano ben 2,24 giga. Yeah. Di fraps. Peggio di fraps. Più di fraps nel senso. Ah. No, perché fraps non sono così tanti. Cacchio, 2,4 giga. Fatti un paio di calcoli, 5 minuti quant'è? Mamma, è un altro codec del cazzo. Non lo tolgo. Non è FPS1. No, si chiama codec Intel UV. Sì, va bene. Già che della Fraps. Oh, è peggio di Fraps. Già che della Intel. Ui, un cartello. No, lo mancavo. Allora, quando viaggio a questa velocità ci saranno lag casuali, perché deve caricare tutto il mondo che c'è dopo. Penso che questa cosa verrà risolta man mano che usciranno le nuove versioni. Già adesso mi sembra che nella prossima versione implementano un controllo con dal mouse sulla tastiera più o meno decente, perché cioè neanche si può. Un ponte, no, ho sbagliato strada. Un ponte, no, via. Yes. Fuggito. Cambio auto. Per fortuna che ci sono queste auto sul percorso. Sono inseguito da un'orda di zombie, vorrei dire. Via. Uno zombie che tipo si è lanciato addosso a me ha fatto ed è morto. E lag. Quello sarei stato io da zombie e sarei morto. John zombie E muore, esatto. Tra l'altro non è che gli sono andato addosso io, no, si è gettato lui contro di me, ha fatto... è morto. Così. Ma io dove cazzo sto andando? Ho sbagliato. Ah, se non lo sai tu, Ari. Ho sbagliato a selezionare la missione. Però la strada è giusta, per fortuna che me la ricordo a memoria ormai. Pure di fare avanti e indietro. Curva, sterza, non laggare. Sterza, accendi le luci. Ecco, un'altra cosa che hanno detto che fixeranno sono le luci delle macchine. Cioè, queste luci ti ammazzano. È qualcosa di impossibile. Ok. Ora, dritto di qui.
qui c'è un mio posto, ma non mi serve, se non sbaglio. Già, esatto, devo andare dritto di qua e poi a sinistra. Ho allertato l'orda di zombie. Perché? Perché non ho niente da fare. No, dovevo sterzare lì. Ok, nei campi. Merda. Via, 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 via. Verso l'infinito e oltre. Ok, minchia, ho registrato troppo. Stoppa. Hai registrato 2 minuti, basta, hard disk. 2 minuti, vediamo quanto sei. Hard disk pieno. Siamo quasi arrivati. È salvato subito. Io mi preoccuperei. Infatti mi sembra strano. Vediamo come è stato. Non sembra male. No, mi dovete spiegare chi sono i geni che per costruire una strada che va nel punto A vanno a fare il giro nel punto C, D, E, F, G, fanno tutto un giro assurdo nel nulla per poi tornare indietro e arrivare nel punto finale. Ma salve! Frena, perché se gli vado vicino poi si incazza. Salve! Vede, infatti si vede. Salve! Sembra un modo innocuo per ottenere un po' di reputazione. La nostra amica qui sarebbe felice di portarti a casa, vero? Certo, sure. C'è problema. Ma come? Giuro che se ti trasformi in zombie ti sparo in testa. Ma quant'è che sei così buono a aiutare la gente? Perché mi danno roba. E con roba intendo quella roba. Drinks are on me when you get back. Vedi? Quando torni ti offro un goccio. Dove devo portare sto tipo? No, Ah no, ok, è un'infestazione. Se dovevo andare... Trova un veicolo. Toh, c'ho qui la mia bella Prius. This'll work. Non è una Prius, ma ci assomiglio. Ah, scusate se non è ancora uscito GTA, ma è che Ari non fa la copertina. Taci! Taci! È vero, è vero. Davvero. Io ho finito di me, lo tocca a te. Davvero, io me l'ho dimenticato. Hai detto quella che facevi tu? Lo so, mi sono dimenticato. Colpa tua. Vabbè. Uscirà prima di questo video. Forse. Ricordati. Cioè, uno fa le cose proprio con è proprio contento di fare qualcosa quando uno gli dice ricordati, ti ammazzo. No, ho detto dannato. Ah, non ho capito, ti ammazzo. No, ricordati dannato. Ah, allora. Aia!